Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Asimer, che siamo tornati in un nuovo episodio della carriera allenatore con il nostro Gillingham su FIFA 15. Ci eravamo lasciati che dovevamo affrontare il Leeds United e oggi andremo ad affrontare da calendario il Leeds, il Brentford in campionato, nel mezzo gli ottavi di finale di Capital One Cup contro il Newcastle e poi chiuderemo contro lo Sheffield. Iniziamo subito, non perdiamo altro tempo, andiamoci a giocare la partita. Eccoci qua ragazzi, sotto la pioggia affrontiamo il Leeds United. Ho fatto un pochino di turnover in vista della partita contro il Newcastle. Ho cambiato 3-4 giocatori più o meno, per cui adesso andiamo a giocare. Dove c'è Ajeti? Ajeti, salta l'uomo, Ajeti, gran numero, Ajeti! Non trova la porta, si divora la rete dell'1-0 al Bayern Ajeti. Dopo una gran giocata in contropiede. Ah, ce la palla dentro. Adrian è passato e calcia. Liquido dello specchio. Brownhill la mette in mezzo. È buona per Grealish, che non trova però la porta sullo stacco. Occhio a Billing che serve a CT. Che si è messo a spalla la difesa. A CT. Ancora un gol mangiato. Un gol sbagliatissimo da CT. Grealish, gran numero. Grealish trova Silvestri sulla sua strada. Gran giocata. La conclusione un po' meno. Ma ottima la giocata di Grealish. Lo sono dato in zona tiro, calcia. Trova ancora Silvestri. Benedicic dentro, Bianchi calcia. Alto sopra la traversa. Finisce qui la partita 0-0 tra Gillingham e Leeds. Abbiamo giocato una gran partita, soprattutto il secondo tempo, come potete vedere. Abbiamo giocato veramente veramente bene. Purtroppo siamo stati sfortunatissimi. Abbiamo trovato un grandissimo Silvestri sulla nostra strada, questo è da dire. Ha parato di tutto quel portiere. Ne andiamo un pochino qua, avevo chiesto dei fondi aggiuntivi, però è ancora presto secondo loro. Comunque, tra pochi giorni, 3 per esattezza, avremo adesso praticamente il Newcastle. Una partita importantissima, siamo agli ottavi di finale, se passiamo, siamo ai quarti. Io voglio assolutamente questa coppa che ci potrebbe proiettare in posti che non oso dirvi, ma spero che mi abbiate capito. Tipo l'Europa. Allora, c'è qualche giocatore che va fatto riposare, ma nulla di particolare. Andiamoci a giocare subito la partita. Eccoci il Capital One Cup. Giochiamo in casa contro il Newcastle. Servizio è perfetto. Occhio a De Girolamo. Che entrata in aria. De Girolamo di sinistro. La tira addosso al portiere. Grande occasione qua per Diego De Girolamo. Per lo stesso Metus in profondità. De Girolamo, posizione regolare. De Girolamo calcia. E trova ancora le mani del portiere. Duck lo salta con un gran numero. Ancora Duck, entrato in area, calcio di sinistro, deviato, calcio d'angolo, sinistro di Billing, largo, va a puntare Yamat, Grealish la porta al centro, Grealish, Darlo, poi occhio al rimpallo, e la palla viene spazzata lontano, ma ancora un'azione buona per noi, altra occasione a rete sprecata, occhio a Duck che preme, dove c'è De Girolamo, che punta Santon, lo salta secco, De Girolamo in area, messo giù da Santon, ed è calcio di rigore, grande azione di Diego De Girolamo, poco dopo l'occasione per Billing, per Grealish, pardon, e questa volta è calcio di rigore, rivediamo il fallo netto di Santon, che interviene da dietro, in ritardo, occhio, Grealish parte, e la mette in porta, Jack Grealish, 1-0 per noi al 59esimo. Palla in profondità subito per Ayose Perez, a tu per tu con lì. Perez si divora una rete poco dopo il nostro vantaggio. La difesa è andata completamente da un'altra parte. Perez è passato e lì fa una grandissima parata. Rischioso l'intervento di tackle di McKay. Grealish dentro ancora. Vede benissimo De Girolamo che salta l'uomo. De Girolamo è entrato. Calcia male ma viene messo giù. Ed è ancora rigore. Ancora rigore per noi. Per un fallo su De Girolamo. Questa volta arriva anche il cartellino giallo, che per la verità era meglio se fosse stato rosso, che probabilmente c'era tutto, perché De Girolamo aveva concluso, calciato, il rigore nettissimo, il fallo è da dietro, in scivolata, pericoloso, e c'è ancora Grealish dal dischetto. Grealish può andare lui. Attimi di tensione, se segniamo la partita credo possa essere chiusa. Grealish contro Darlo. Occhio Grealish! 2-0 per noi. Jack Grealish con una doppietta su due calci di rigore. Firma il probabile passaggio del turno dei Kills. Prova a scattare ancora De Girolamo, non lo tengono. Indemoniato De Girolamo. Una finta, calcia poi. Trova Darlo. Adesso occhio addirittura al 2 contro 1 con Grealish che va dall'altra parte. De Girolamo è tu per tu. De Girolamo questa volta non può sbagliare. E non sbaglia. 3-0. Asfaltato il Newcastle, ha trovato la rete anche Diego De Girolamo.
3-0, contropiede magistrale, ottima la palla di Grilic e De Girono da lì, non può sbagliare. 3-0, terzo gol in capitolo bancario per il nostro numero 9. Poi occhio che è partito Dickinson in campo aperto, ha avuto l'intervento del difensore, Dickinson è entrato in area, si appoggia dentro, che si è divorato Cedì, Darlo si è opposto, che si è divorato Cedì, grande accelerazione di Dickinson, guardate Darlo come l'ha presa. Questa è una gran parata del portiere, più che un gol mangiato di Aceti. E finisce qui l'incontro. 3-0 per noi. Chi l'avrebbe mai pensato? 3-0, una partita dominata da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista. Una grandissima prestazione da parte di tutti. Di Grealish in particolare, con il suo 8.9 in pagella, 8.3 per De Girolamo. Davvero una grandissima partita da parte di tutti. Complimenti veramente. Noi possiamo andare avanti con più certezze, con più felicità. Andremo ad affrontare i quarti, il Liverpool che ha battuto per 2-1 il Fulham. Adesso teniamo la testa però, ancora un altro po' al campionato, perché abbiamo due partite importantissime. Ci è arrivato un piccolo premio di 5.000 euro che a noi non interessa perché veramente sono pochi. Dobbiamo affrontare il Brentford. Si è ripreso, chi si è ripreso? Kull e Billing. Vuole un pochino di riposo, va benissimo, va benissimo. Naturalmente un po' di turnover lo faremo, ma adesso dobbiamo pensare alla partita contro il Brentford. Eccoci qui, Brentford-Gillingham, affrontiamo i nostri avversari e ci proviamo subito con Dickinson che si gira in mezzo a tre, viene strattonato ed è il rigore! Ed è il rigore! Terzo rigore consecutivo ancora! Calcio di rigore per noi, vediamo un pochino, è stato un fallo subito qua da Dickinson, vabbè, non so quanto questo possa essere considerato rigore, ma sinceramente a noi non interessa, si presenta l'occasione di battere a rete e di portarci in vantaggio per 1-0, con De Girolamo che può andare con il suo mancino, De Girolamo, un pochino centrale, ma Diego De Girolamo, chiede di alzare la voce sui tifosi, 1-0 dopo 3 minuti. Alla prima azione di Brennan Dickinson. Ancora De Girolamo, si gira, la palla è sul sinistro. De Girolamo non trova la rete. Ma ancora grande azione personale di Diego De Girolamo. Al limite calcia e ancora sfiora il palo. Grande azione di lì. McLeod, ancora Jota, la sinistra. Jota la mette in area di rigore. È uscito a vuoto lì. Poi Dati in corridoio, Brownie in area, diagonale perfetto di Brownie, in contropiede, punisce il Gillingham con il numero 7, che trova un gol fantastico. De Girolamo si vede dentro Dati, che trova il corridoio per Brownie, che difende bene palla, e poi con un diagonale perfetto, batte il portiere lì. Lì naturalmente il cognome non è l'avverbio, ed è 2-0 per noi, a fine primo tempo. Sta interpretando bene Rudy Mezzala, Kull viene verso il centro del campo, ancora Kull, non lo tengono, Kull calcia, il ritorno dall'infortunio, Aaron Kull si inventa un gol, fantastico, si taglia tutta una di rigore orizzontale, nessuno lo tiene e poi di sinistro batte un Lee che questa volta è stato abbastanza pessimo nella parata, dico abbastanza per non dire pessimo completamente, ma comunque. E 3-0 per noi. Egan addirittura chiude con il tacco, non bene. E poi lì si esibisce una gran parata. Brutta la chiusura di tacco di Egan, un po' inguardabile. Ancora lì palla al piede, è arrivato sul fondo. Lì la mette a rimorchio per Brownhill. Lì fa una gran parata. Occhio ancora Jota, dopo un rimpallo. Jota, il diagonale mancino. 3-1, accorcia a distanza Gillingham. Il Brentford, perdono. È un peccato, non volevo prendere gol, ma purtroppo è successo. E finisce qui l'incontro, signori. 3-1 per noi. Una grande prestazione, un'altra grande prestazione dei nostri ragazzi che hanno dominato anche questa partita, pur tenendo poco palla. 3-1, pardon il risultato. Noi possiamo andare avanti ancora una volta e arrivare alla partita con lo Sheffield molto più tranquilli. Eccolo la Sheffield Wednesday, 17esimi, 4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte. Volendo, questa partita si potrebbe anche simulare perché giochiamo in casa. Diamo un'occhiatina alla rosa, mettiamo Kull titolare, portiamo Matthews in panchina, Sousa è aumentato, non è sempre fermo a 58 quindi non è aumentato, scherzavo, Sarater lo facciamo riposare anche perché comunque c'è Grimmer che sta bene,
la coppia centrale conferma Burge e Sagan. Il nostro attacco è questo. Dak è salito ancora una volta, ancora di uno di overall. La partita contro lo Sheffield la andiamo a simulare molto tranquillamente. So che forse non sarebbe la cosa più conveniente, ma comunque bisogna a volte anche velocizzare le cose per arrivare il prima possibile alla fine del campionato, perché vi voglio portare veramente la Premier in tempi record. È cominciata la partita, 15 minuti, ha ammonito la Coca-Cola per lo Sheffield Wednesday. Noi andiamo avanti, non ci sono nemmeno altre partite che si stanno giocando, perché non vedo ultimi risultati che si aggiornano. Billing ci ha portato in vantaggio al 59esimo, quindi torna in rete Philip Billing, lo vuoi chiamare per forza pollo, non ho capito il motivo, e noi vinciamo questa partita pur simulandola, 1-0, grandissimi ragazzi, ci portiamo a casa altri 3 punti, siamo a 2 punti dalla posizione diretta. Sarer è deluso per non aver giocato, lo so, però purtroppo non è che si può giocare sempre, ci sono dei giocatori impegnati con le nazionali, per noi, vediamo un pochino chi sono: Egan con l'Irlanda, Narian Das con l'India, questa è una brutta cosa. Noi siamo a 2 punti dalla seconda posizione, il Wigan è in piena zona retrocessione, saremo ospiti, vediamo un pochino, c'è qualcuno da mandare in panca per farlo riposare. Noi facciamo così, simuliamo anche questa e poi siamo liberi di salutarci e vederci in un prossimo episodio. Allora, Dust però lo possiamo utilizzare, quindi saranno indisponibili forse qualche partita più in là. Comunque, aggiustiamo un pochettino gli 11 che dovranno scendere in campo e poi possiamo andare a simulare anche questa. Noi possiamo andarcela a giocare con i migliori 11 che abbiamo in campo. Al più presto cercherò di chiedere dei soldi. Siamo sotto al 19esimo minuto, gol subito, Wogron, e questo non è una bella notizia. Voglio dire, cercherò di chiedere dei soldi alla dirigenza per accontentare Egan e il portiere che non ricordo lì come si chiama, lì c'è anche, ecco, tengo scritto là, nemmeno lo vado a leggere, che vogliono un piccolo aumento di stipendio, anche perché voglio prendere il terzino sinistro. Billing pareggia i conti, secondo gol consecutivo, riusciamo a non perdere e quindi ad uscire imbattuti in questo episodio. Diamo un occhiettino alla classifica, siamo a 29 punti, a 2 punti dalla vetta, a 15 partite giocate, la 23esima partita, il giro di boa. Quindi per ora devo dire che il campionato sta andando veramente nel migliore dei modi. Io, andando a chiedere dei fondi, vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, che diamo 400.000 euro e i quarti di finale in coppa, lasciare un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!